Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video e bentornati anche agli ascoltatori del podcast. Oggi parliamo di marginal gain e soprattutto di manubri. Perché se dobbiamo parlare dell'evoluzione della bicicletta, di tutti i pezzi che sono cambiati negli ultimi anni, uno di questi è il manubrio. Perché siamo passati a dei manubri molto larghi che si utilizzavano diversi anni fa, dei manubri sempre più stretti. E sì, penso che l'avete già notato, qua dietro c'ho un manubrio bello stretto. Se guardiamo la misura 100-100 è un 34. E prima di parlarvi di questo argomento, sono stato io in primis a testare questa cosa. Il manubrio è una cosa che mi ha gasato moltissimo andarlo a sostituire, a mettere uno più stretto, perché dopo andiamo anche a vedere, a fine video vi svelo anche il guadagno di watt che c'è dietro, perché è una cosa che è cambiata rispetto agli anni passati, perché si è visto che c'è un bel guadagno di watt. Ma prima di arrivare alla parte finale, che vi vado a svelare questo segreto, andiamo un po' più indietro nel tempo. Intanto io poso questo manubrio che, ok, sì, l'ho provato, però dietro c'era un'altra storia e volevo fare anche un altro tipo di video che più avanti vi farò e quindi non vi svelo niente. Fatto sta che ho utilizzato un manubrio da 34 e devo dirvi che mi sono trovato comunque bene per essere un manubrio così stretto e devo dire che è stato comunque molto veloce grazie alla sua forma. Essendo molto piccolo, si ha un impatto aerodinamico più basso e quindi ti fa andare più veloce perché si ha un guadagno aerodinamico maggiore. Ma vi ho detto che non vi anticipavo altro perché ora andiamo a vedere quello che è successo negli ultimi anni, soprattutto nelle biciclette. Più avanti ci saranno diversi episodi focus, diciamo, su qualche pezzo della bicicletta, tipo i copertoni, potrebbe essere il prossimo episodio, perché anche là ce n'è da parlare. Anche là siamo passati da dei copertoni da 19 a dei copertoni da 28 che stanno diventando sempre più veloci. I manubri si è passati a dei manubri larghi da 44, 46, addirittura a dei manubri da 40, 38, 30, 28, e quindi anche qua ce n'è da parlare. In Italia in realtà non si vedono manubri ultra stretti, ma se andiamo a guardare le corse che si fanno al nord, se andiamo a guardare un qualcuno che ci tiene all'aerodinamica, che sta attento ai marginal gain, possiamo notare che utilizzano dei manubri più stretti. Da questo anno l'UCI ha anche bandito le leve tirate dentro, che anche questa possiamo dire che è una novità, perché se guardiamo le biciclette nei primi anni 2000 o nel 2010 anche avevano tutte le leve dritte. Dal 2017-2018 all'incirca uno dei primi a portarle è stato Remco Evenepoel, si è visto che si potevano avere due vantaggi. La prima cosa erano più ergonomiche, perché se noi pensiamo alla nostra mano non la teniamo messa dritta così, ma se la teniamo in una posizione naturale comunque è leggermente storta. E quindi, come prima cosa, il vantaggio che si era visto nelle leve tirate leggermente indietro era questo: davano più ergonomia, ma c'è qualcuno che ha un po' esagerato, quindi tirandole troppo indietro hanno visto che si riusciva ad avere delle posizioni sempre più aerodinamiche. Un'altra posizione che è stata bandita dall'UCI è quella dove si andavano ad appoggiare i gomiti nella parte centrale del manubrio, dove si simulava una bicicletta da cronometro nella bicicletta classica da strada. E quindi con un manubrio più stretto e con le leve tirate tutte indietro si riusciva ad avere una posizione molto molto simile, senza andare contro all'UCI. Ma ho già parlato troppo perché vi ho già parlato del manubrio più stretto. Ritorniamo un passo indietro e continuiamo a parlare delle leve, perché l'UCI ha bandito le leve girate verso l'interno non per la comodità, come vi dicevo prima, ma perché le riteneva troppo pericolose. Se le tiravamo troppo indietro, si guidava male la bici e si faceva fatica a frenare. Quello che ha pensato l'Unione Ciclistica Internazionale, e quindi la maggior parte dei corridori, che si era anche abituata a correre con quella posizione, non l'ha presa benissimo, e i costruttori hanno dovuto cercare delle soluzioni alternative per avere quello stesso tipo di risultato, quindi essere più aerodinamici ed essere comunque comodi in sella, andando a modificare direttamente poi il manubrio. Quindi, per essere più aerodinamici, per essere più stretti, vi ho detto che a fine video vi rivelerò anche quanti watt si possono andare a guadagnare
con un manubrio stretto rispetto a un manubrio più classico, e quindi sono andati a stringere i manubri. Se guardiamo le biciclette dei pro negli ultimi anni, almeno tutti hanno stretto il manubrio dell'incirca 2 cm. Quindi, se uno aveva un 44 di manubrio è passato a un 42, se uno aveva un 42 è passato a un 40, se uno aveva un 40 è passato a un 38, addirittura qualcuno a un 36. Tipo Luke Plapp è uno dei pochi corridori nel World Tour che utilizza un manubrio da 36, difatti se lo guardiamo un manubrio davvero piccolo, ma oltre a lui tanti altri, tipo Schelmose, tipo Pedersen. Schelmose e Pedersen sono danesi, vi ho detto prima occhio ai corridori nordici perché loro sono molto più attenti all'aerodinamica. Se pensiamo anche a come è fatta la Danimarca, la Norvegia, sono delle nazioni piatte alla fine, non hanno montagne come abbiamo noi in Italia. E quindi già dalle gare giovanili, se noi andiamo a ricercare magari una bicicletta un po' più leggera, perché pensiamo che sia più performante, loro si inventano di tutto per essere più aerodinamici facendo delle gare piatte. Quindi, manubrio più stretto, base layer aerodinamico, casco aerodinamico e via dicendo. E da qua comunque il manubrio si è visto che è una cosa molto importante. Come seconda cosa, i manubri dovevano anche replicare però le leve più comode, perché come vi ho detto prima, se le leve le giriamo leggermente indentro, sono più simili alla posizione naturale della mano. Quindi i costruttori, per andare a simulare questa cosa, cosa hanno fatto? Li hanno leggermente inclinati. E questo si chiama il flare. Se notate, questo manubrio non è dritto, ma è leggermente spostato. Qua, per capirci, come misura abbiamo 34 qua sopra e 36 nella parte sotto. Quindi il manubrio nella parte bassa in larghezza guadagna 2 cm. Tanti manubri, devo dire la maggior parte di manubri che vediamo attualmente in commercio, hanno questa particolarità, perché si è visto che il manubrio, se è leggermente inclinato, come in questo caso, diventa poi più comodo. Perché, come vi ho detto prima, se dobbiamo pensare alla posizione della mano, la mano messa dritta non è una posizione naturale. La mano messa in questa posizione è messa in una posizione più naturale e quindi di conseguenza è anche più comoda. Il flare è anche aiutato nei manubri più stretti, perché se pensiamo che il manubrio nella parte alta è tanto stretto, nella parte bassa è leggermente più largo e quindi ci fa guidare anche di più la bicicletta. Perché, come vi ho detto prima, il manubrio stretto è più aerodinamico e dopo vi dico anche quanti watt possiamo andare a guadagnare con quello, il manubrio più stretto è anche più scomodo. E anche per questo l'UCI ha bandito le leve tirate troppo indentro. Perché se provate a guidare con un manubrio tanto più stretto, la bici non la guidate allo stesso modo. Basti pensare alle mountain bike. Le mountain bike hanno dei manubri tanto più larghi. E in mountain bike la cosa è l'opposto della strada. Negli ultimi anni il manubrio è diventato sempre più largo. Si è passati dal 70 al 72, qualcuno addirittura dal 74 al 76. Perché più largo è il manubrio, più abbiamo una leva, diciamo, maggiore nell'andare a sterzare, quindi più diventa comoda e più diventa guidabile la bicicletta, soprattutto nei pezzi più tecnici. Quindi, ritornando al nostro manubrio stretto da strada, se vogliamo prendere un manubrio più stretto da strada, dobbiamo anche considerare che la bici diventa anche meno guidabile. E quindi per questo bisogna trovare un giusto compromesso tra manubrio stretto e un manubrio largo, quindi più guidabile. E in questo caso, come vi ho accennato prima, il flare del manubrio ci aiuta, perché se vogliamo stare aerodinamici, il manubrio è più stretto è una parte alta, se vogliamo guidare la bicicletta in presa bassa, il manubrio si allarga leggermente. Io questo l'ho cambiato perché era un po' troppo stretto, soprattutto quando facevo le salite mi trovavo alla fine solo nella stessa posizione quando mettevo le mani nella parte più alta e quindi ho preferito cambiarlo. Sono passato a un 38-40, quindi 38 nella parte alta, 40 nella parte bassa. Se volete andarlo a rivedere, per ora vi basta guardare i video che faccio sulla bicicletta da strada onboard e più avanti vi porterò anche tutti gli upgrade che ho fatto nella mia Van Riesel EDR. Perché, come vi ho accennato qualche video fa, ho fatto un video dove andavo a cambiare le ruote, dove facevo diversi cambiamenti, però poi i veri cambiamenti li ho fatti dopo off camera e non l'avevo programmato, quindi non potevo poi fare due video uguali uno dopo l'altro, seppur dopo ho praticamente smontato completamente la bici e l'ho rifatta da zero. E sto parlando un attimo troppo, ritorniamo a parlare del nostro manubrio. E quindi manubrio, che è diventato anche per i pro una delle prime cose da cambiare nella bicicletta. Se guardiamo le biciclette dei pro nel 2024 rispetto al 2020-2021, se guardiamo la larghezza del manubrio, la maggior parte dei corridori è passata a un manubrio più stretto, dell'incirca 2 cm. Penso che uno dei pochi che non ha cambiato la larghezza del manubrio sia stato Mark Cavendish, che lo vede ancora con un manubrio bello largo, un manubrio vecchia scuola, possiamo dire.
Se invece guardiamo i corridori più giovani, hanno tutti dei manubri tanto più stretti. Perché effettivamente se noi pensiamo all'impatto aerodinamico, se noi siamo tanto più larghi, effettivamente tagliamo di meno l'aria. Se noi pensiamo solo alla posizione del cronometro, che li vediamo con le braccia strette, messi in una posizione più a uovo possibile, e in quella posizione sono più aerodinamici possibili, con un manubrio più stretto riusciamo a simulare questa cosa. Ci sono dei marchi che addirittura li fanno stampati in 3D, li fanno in delle posizioni strane che ti consentono di essere quasi in una posizione da cronometro con il manubrio da strada. Esistono dei marchi che lo fanno, e vi sto mettendo qua sopra in sovraimpressione delle foto di qualche ciclista pro di seconda fascia che li utilizza, perché effettivamente ti danno un grandissimo guadagno aerodinamico, e quindi il manubrio non è più una cosa da sottovalutare come magari lo era qualche anno fa. Perché se visto in Galleria del Vento, io riporto i dati che ho preso dal sito di Aerocoach. Aerocoach è un brand che produce manubri, ma non solo, oggetti aerodinamici, e producono un manubrio molto aerodinamico, dove hanno studiato in Galleria del Vento la differenza di manubri. Allora, la differenza del loro manubrio, che in presalta è largo 32,5, rispetto a un manubrio classico da 42, la differenza è di 21,4 watt. È tantissimo per solo un componente cambiato. E la differenza tra il loro manubrio e un manubrio da 38 è di 8,2 watt. Ma basti pensare, in questo caso il loro manubrio forse è anche un po' troppo estremo. Un manubrio da 38 è comunque quello che utilizzo io, comunque secondo me la bici si guida bene e tanti hanno iniziato a utilizzarlo. Rispetto a un manubrio da 42, quindi la misura che si usava un po' di tempo fa, abbiamo una differenza di 13 watt. 14 watt all'incirca, che comunque male non è, comunque c'è una gran bella differenza. La differenza poi tra un manubrio da 35, bello stretto, rispetto al loro manubrio è di 4,7 watt, e loro ovviamente è il più veloce. Ovvio che dobbiamo pensare che i più utilizzati, secondo me, possono essere i 42, che quelli che sono i manubri che troviamo praticamente tutte le bici, e i 38, che è quelli che magari vi consiglio di montare se stavate pensando a stringere il manubrio. Non vi direi magari di andare su un 36 o un 34 come avevo fatto io, a meno che non vi piaccia sperimentare, questo è un altro discorso. Se pensiamo a un manubrio da 42, rispetto a un manubrio da 38 ci sono 14 watt di differenza, che è tantissimo. E poi ci dicono che si possono risparmiare altri 6 watt se ci mettiamo in posizione aerodinamica. E adesso mi aspetto di vedervi tutti in strada in posizione aerodinamica per guadagnare 6 watt e con il manubrio più stretto. E detto questo, però, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che questo nuovo contenuto vi sia piaciuto. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, c'è una campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, e non dimenticatevi anche di lasciare un bel like. E se lo fate, siete dei grandi. Ovviamente scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate dell'argomento di oggi. E detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima.